Noi sappiamo che il DNA è composto da ha una forma a doppia elica e quindi composto da due filamenti. Negli ultimi anni si è scoperto che molte zone del DNA genomico di una cellula contengono due geni contemporaneamente, uno su un filamento che codifica delle proteine, l'altro invece nell'altro filamento, quindi nel senso opposto della doppia elica, che invece viene trascritto in RNA non codificante. Questo gene RNA non codificante viene definito antisense. Abbiamo scoperto che una particolare categoria di questi RNA non codificanti antisense regolano la traduzione, cioè la sintesi proteica, del gene sense nella stessa zona del genoma. E questa è un'osservazione originale perché finora si pensava che questi RNA antisense in realtà inibissero la sintesi proteica. E questi RNA antisense in realtà sono composti da due parti: una parte che ha l'attività di biochimica di aumentare la sintesi proteica. Dall'altra invece quella antisense vera e propria segnala quale gene deve essere regolato in questo modo, cioè a quale gene bisogna aumentare la sintesi proteica. Bene, noi sostituendo questa porzione con una porzione antisense del gene che a noi interessa, siamo in grado di aumentare la sintesi proteica di qualsiasi gene a nostra volontà. E questo quindi ha due applicazioni. Da una parte possiamo pensare di applicarla per aumentare la produzione industriale di proteine e quindi avere più proteine con minor costo. Dall'altra, di applicarla in vivo per terapie nelle quali possiamo modificare l'espressione genica in un paziente di proteine a nostra volontà.